Salemi perseguitava l'ex convivente, i carabinieri arrestano una persona. Valdei dice si erano allontanati da un centro medico, due minori rintracciati dai carabinieri. Castelvetrano avrebbe importunato medici e pazienti dell'ospedale, arrestato un cinquantenne. Mazzara, aria di novità all'interno della politica cittadina. Mazzara al via domani Blu Silen, in programma convegni e workshop. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. A Castelvetrano i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne, l'uomo avrebbe importunato medici e pazienti dell'ospedale castelvetranese, i particolari nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano lunedì scorso hanno eseguito un arresto con l'accusa di interruzione di servizio di pubblica necessità, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. L'arrestato è il cinquantenne Giovanni Calamia, disoccupato, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, dove il cinquantenne avrebbe importunato i pazienti ed anche il personale medico. L'uomo avrebbe chiesto con insistenza di essere visitato prima degli altri, assumendo atteggiamenti in modo particolare aggressivi che intralciavano le normali attività del personale sanitario di turno. L'uomo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri intervenuti e si sarebbe scagliato contro di loro. Dopo aver calmato l'uomo, i militari lo hanno accompagnato in caserma ed arrestato. Nel corso del successivo rito per direttissima, Calamia è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato individuato ad una sessantina di metri di profondità a Semiglia Sud di Lampedusa il natante naufragato lunedì scorso con a bordo dei migranti. Sarebbero 12 i corpi individuati dai sommozzatori della Guardia Costiera. I cadaveri sono stati individuati da un robot subacqueo della Guardia Costiera che da giorni perlustrava la zona. Si erano allontanati da un centro medico di Valdedice, due minori sono stati rintracciati dai carabinieri della locale stazione, i particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Valdedice hanno rintracciato due minori che si erano allontanati da un istituto medico psicopedagogico, l'Auxilium, incontrato a Ragosia. A denunciare la scomparsa dei due minori, un dodicenne e un tredicenne, sono stati i medici della struttura dove due ragazzi, affetti da gravi disturbi, sono residenti da tempo. Immediate sono scattate le ricerche con i militari che hanno effettuato controlli su tutto il territorio di Valdedice, controllati a setaccio, vicoli, negozi, bar e via adiacente alla struttura. I militari dell'arma della stazione valdericina, fortunatamente, dopo pochi minuti dall'inizio delle ricerche, attraverso la descrizione dei vestiti indossati quella mattina e grazie anche alle foto fornite, hanno rintracciato i due minori. I due ragazzi sono stati così rintracciati nei pressi della via Enrico Toti e quindi accompagnati nuovamente presso la struttura. Le autorità etiopi hanno consegnato alla famiglia le spoglie di Sebastiano Tusa, l'ex assessore regionale deceduto nella sciagura aerea dello scorso 10 marzo in Etiopia. La salma arriverà a Palermo domani pomeriggio e sarà portata a Palazzo d'Orléans, dove sarà allestita la camera ardente, lo ha reso noto la regione. I funerali si svolgeranno l'indomani alle 10 nella chiesa di San Domenico. Un salemitano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori. Il servizio. I carabinieri della stazione di Salemi domenica scorsa hanno tratto in arresto nella fragranza del reato un salemitano per atti persecutori ai danni della propria ex convivente. I carabinieri, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti a casa della donna dove l'arrestato avrebbe preso a calci la porta per entrare dentro l'abitazione.
Il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione potesse volgere al peggio. Il Salernitano, nonostante la presenza dei militari, perdeva completamente il controllo e, come se nulla fosse, avrebbe continuato a minacciare di morte la donna. Da quanto denunciato dalla vittima è emerso che l'uomo non accettava la fine della loro relazione e per questo avrebbe posto in essere condotte persecutorie, costringendo la donna a modificare le sue abitudini di vita quotidiana con la drastica diminuzione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali. Il Tribunale di Marsala lunedì scorso ha convalidato l'operato dei carabinieri ed ha imposto all'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È stato ammesso a finanziamento il progetto relativo alla conservazione della biodiversità del Lago Specchio di Venere, presentato dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Il finanziamento per le attività proposte è di circa 900.000 euro nell'ambito del FES Sicilia 2014-2020. Le azioni previste dal piano di gestione riguardano il monitoraggio e il controllo delle aree umide al fine di prevedere lo stato evolutivo del sistema, la regolamentazione della fruizione veicolare dell'aria con particolare riguardo alla mitigazione degli impatti da parte del traffico locale e sovralocale sui siti stessi, incentivando forme di fruizione a basso impatto quali biciclette, trasporto a cavallo e mezzi pubblici ecologici ed ancora la gestione dell'accesso e della fruizione ai siti per prevedere opportune misure di contenimento delle utenze, di contingentamento di eventuali gli servizi nel rispetto della capacità di carico delle componenti ambientali tutelate. Il comune di Paceco è stato ammesso a un finanziamento con fondi europei del FEST 2014-2020, fondi del progetto denominato Saline per l'importo di 1.670.000 euro saranno destinati alla dismissione dell'elettrodotto ricadente nella riserva orientata delle saline di Trapani e Paceco ad azioni volte al mantenimento e al recupero delle condizioni ambientali nonché ad una adeguata gestione della circolazione dell'acqua per il mantenimento dell'habitat. Sono inoltre previsti incontri con scuole, workshop, realizzazioni di videoclip, produzioni di docufilm con tutte le azioni realizzate. Domenica scorsa al Teatro Cielo d'Alcamo si è tenuto il concerto di premiazione della 22esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo. Un grande successo per l'associazione Amici della Musica di Alcamo, che può vantare una trentennale esperienza nella promozione e diffusione della musica grazie alla costante collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune alcamese. Tre giorni di prove, eliminatorie, semifinali e finali hanno impegnato la giuria artistica presieduta dal soprano tedesco Edda Moser. A Mazara del Vallo, un panorama politico e amministrativo in continua evoluzione che crea non poca confusione nella pubblica opinione mazzarese. Intanto a pagare pegno è proprio la città di Mazara. Sentiamo. Ma che aria tira all'interno della politica mazzarese? Una domanda questa che già da alcune settimane continua a serpeggiare sempre più nella città di Mazara del Vallo, alla luce anche di certi segnali che recentemente hanno in un certo qual modo confuso le idee a non pochi cittadini mazzaresi, ma anche in alcuni casi ad alcuni stessi operatori della politica. Vero è che già dall'indomani dell'esito elettorale che ha consacrato l'arrivo della nuova amministrazione comunale guidata da Salvatore Quinci non sono mancate polemiche scaramucce a tratte anche pesanti tra la neo maggioranza consiliare e la sparuta truppa della cosiddetta opposizione. Così come è vero che già dall'insediamento del nuovo sindaco non sono mancati in modo particolare scontri alquanto accesi e frontali tra il primo cittadino mazzarese ed un paio di oppositori in aula, tra i quali per Giorgio Randazzo, rimasto forse assieme al consigliere Iacono l'unico agguerrito e battagliero oppositore a ciò che lo stesso Randazzo ritiene non proceda in linea con l'interesse generale della cittadinanza mazzarese, ma in particolare a tutto ciò che rappresenta, sempre secondo Randazzo, una qualche deviazione da quella che dovrebbe essere invece la strada maestra per ogni pubblica amministrazione.
Scaramucce, scontri e polemiche che sin da subito quindi hanno evidenziato, per così dire, un certo fermento all'interno del panorama politico ed amministrativo della città di Mazara del Vallo, un fermento in verità alimentato anche da un copioso fiorire di nuovi movimenti politici o presunti tali, schieratisi anch'essi con la nuova amministrazione comunale. Un fenomeno alimentato anche da certi innesti politici sempre a favore di Salvatore Quincici, come ad esempio quello di Forza Italia, quello del PSI Italia Viva, quello che viene dato come prossimo dell'UDC ed in ultimo alcune posizioni in aula del gruppo consiliare dei 5 Stelle che secondo la base mazzarese grillina apparirebbe un po' troppo morbido ed accomodante nei confronti della pubblica amministrazione. Insomma, un panorama politico ed amministrativo in continua evoluzione, mentre alcune leggende metropolitane lasciano trapelare altri nuovi spunti di polemiche, come ad esempio l'aumento in squadra di altri due assessori, squadra che così passerebbe da 5 a 7 componenti, due nuove poltrone in pratica, alle quali, secondo voci ed indiscrezioni, ambirebbero proprio certi nuovi movimenti politici o presunti tali, nati come funghi nelle ultime settimane, ma anche alcune forze politiche, come ad esempio Forza Italia, e come ad esempio l'ultima componente fresca di passaggio in maggioranza, e cioè PSI Italia Viva. Per tornare quindi alla domanda che aria tira all'interno della politica mazzarese, si può sicuramente affermare che ancora oggi non c'è da meravigliarsi se nessuno è in grado di dare ancora una risposta certa e definitiva, visto tra l'altro la posta in gioco. L'unica cosa certa, e ciò dispiace, è vedere intanto la città di Mazara del Vallo quasi del tutto trascurata, una città incorniciata dalla sporcizia e dai tanti buchi che costellano il servizio di raccolta dei rifiuti. Parliamo adesso di Bluesyland, l'ottava edizione si aprirà domani alle 9 con la cerimonia di inaugurazione presso l'Aula Consiliare 31 marzo 1946. Subito dopo alle 9.30 si terrà il primo convegno dedicato al tema commercio estero e internazionalizzazione nel settore ittico, mercati a confronto, la sfida del 2020. Vi prenderanno parte esperti, docenti universitari e operatori politici. Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale alle attività produttive Girolamo Turano, al sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano. Sarà presente tra gli altri il presidente del distretto mazzarese Nino Carlino. Nel corso della mattinata alle 10 presso il centro interculturale Auditorium Mario Caruso si terrà un convegno a cura dell'INAIL. Sempre alle 10 al BISIR saranno avviati gli incontri B2B. Alle 10.30 presso lo stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana verranno presentate le attività dei Sette Flag Siciliani, un progetto per lo sviluppo della pesca, dell'acquacoltura e dei settori primario, secondario e terziario in Sicilia. A mezzogiorno, alle 13, alle 18 e alle 19, nello stesso stand del Dipartimento Pesca saranno proposti gli show cooking tra camici e grembiuli. Nel pomeriggio, alle 15.30, presso l'Aula Consiliare 31 marzo 1946, ricercatori e docenti universitari porteranno il loro contributo all'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. I lavori saranno conclusi dall'intervento dell'assessore regionale alla pesca e di bandiera. E all'ottava edizione di Bluesyland sarà presente anche l'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Nell'ambito della manifestazione all'interno della sezione dedicata ai convegni e workshop, domani è previsto l'intervento del direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, e domenica l'intervento del direttore del Dipartimento Prevenzione Medico, Francesco Di Gregorio. L'ASP inoltre dispone di uno stand istituzionale dedicato alla divulgazione delle attività in materia di prevenzione. Saranno illustrate e spiegate da medici ed operatori dei presidi ospedalieri del territorio. Sabato, inoltre, alle 13, nell'ambito di un momento dedicato alla promozione delle eccellenze gastronomiche del gusto e le peculiarità culturali tipiche di ogni area, l'ASP parteciperà ad uno show cooking dello chef Paolo Austero. Chiudiamo con due note di sport. Sabato e domenica prossimi, con il patrocinio oneroso del Comune per servizi, un contributo di 2.000 euro, si correrà a Mazara del Vallo al Trofeo Nazionale AC Kart
2019 circuiti cittadini, lo ha reso noto il Comune. La gara inoltre sarà valida anche per la decima prova del campionato regionale circuiti cittadini, settima edizione, Gran Premio Karting Città di Mazzara, quarta edizione del trofeo Città del Turismo. Il circuito sarà allestito tra le vie di Odorosicolo, Forlì, Favarascurto, parte della via Ponte Nuova e parte della via Emanuele Sansone, fino all'altezza della via Ruggero Leoncavallo. Da giovedì a domenica a San Vito Lo Capo si terrà il San Vito Udor Fest, il festival degli sport all'aria aperta. L'evento, abitualmente dedicato all'arrampicata sportiva, si arricchisce quest'anno di altre discipline da praticare a contatto con la natura, ovvero mountain bike, trekking e parapendio. Tra mare e montagna le varie iniziative si articoleranno su tutto il territorio comunale, da San Vito Lo Capo a Macri e a Castelluzzo. Il festival è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo e dall'associazione INCA. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo che torna domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.